Cari amici, buonasera, eccoci qua di nuovo con un nuovo numero della nostra rubrica Un mondo di libri, che come sapete è tematica, la rubrica per cui ogni volta presentiamo un tema e i libri che lo illustrano e lo descrivano. Questa volta abbiamo scelto un grandissimo poeta, un grandissimo illuminato anche, Johann Wolfgang Goethe, il grandissimo poeta lirico, romanziere, saggista. E chi più ne ha, più ne metta, perché lui è stato tantissime cose, è stato anche scienziato, è stato disegnatore, è stato meteorologo, veramente ha fatto di tutto. E quindi di libri su di lui ce ne sono parecchi e abbiamo scelto fra i tanti aspetti della sua personalità, che non si può certo risolvere in mezz'ora, abbiamo scelto uno particolarmente curioso, che è Goethe esoterico, cioè il rapporto di questo grande artista col mondo dei misteri, che è un rapporto che è stato ampio e anche spontaneo, perché lui aveva certamente dote di sensitivo e ha sempre avuto un grandissimo rispetto per questi temi, anche se all'epoca sua lui è vissuto dal 1749 al 1832, quindi fine 700 e primi 30 anni dell'Ottocento. Allora non c'erano certamente società organizzate come ci sono adesso, però lui prendeva buona nota di quello che gli capitava e ne ha lasciato la descrizione nei suoi libri, da questi siamo venuti a sapere, nelle sue lettere e nei suoi libri. Allora, su di lui abbiamo tanti libri, io ne ho portati alcuni, io ne ho tanti perché io per Goethe ho una grande passione, quindi ho un armadio pieno di libri su di lui e un paio li ho scritti anche su di lui, uno sul viaggio in Italia, ma magari se ne parlo un'altra volta, e una biografia completa dove ho prestato attenzione anche a questi aspetti. Però su di lui abbiamo per esempio questo bellissimo libro, suo libro autobiografico, Dalla mia vita, poesia e verità, edito da Einaudi, che è un libro poderoso che lui scrisse quando era già in età matura, dove racconta i primi 25 anni della sua vita. È un libro piacevolissimo che ha avuto sempre un grande successo. Quindi questo è un libro molto importante per conoscere la sua vita, la sua famiglia, la sua formazione, fino al grande exploit che lui ha avuto con la scrittura del Werther a 25 anni e il suo trasferimento da Francoforte, la sua città natale, a Weimar, dove poi ha vissuto tutta la vita, a parte i viaggi. Un altro libro bellissimo che ha avuto grande successo è Il viaggio in Italia, ma questo meriterà una volta di parlare solo di questo. Viaggio in Italia, non so se si vede bene, è così. Viaggio in Italia, lui fu in Italia per il suo Grand Tour, ci andò, fece un Grand Tour abbastanza tardi, cioè a 37 anni, in genere andavano molto prima, ma per le sue circostanze di vita capitò che lui ha fatto il Grand Tour in Italia a 37 anni, è rimasto in Italia 2 anni. Ha scritto sull'Italia questo libro basato sulle lettere che scrisse dall'Italia e sulle sue annotazioni che ci fanno conoscere un'Italia particolare, quella di fine Settecento, con le sue osservazioni su ogni aspetto possibile e immaginabile, perché lui si è occupato veramente di tutto. E poi a livello biografico c'è anche questo mio che è uscito 2 o 3 anni fa con Edizioni Pentagon. Johann Wolfgang Goethe, La vita come opera d'arte, perché in effetti lui ha modellato la sua vita come un'opera d'arte, è stato anche un grande poeta della vita, ne ha apprezzato tutti gli aspetti possibili, immaginabili. Ed è appunto nei suoi libri autobiografici che lui comincia a raccontare quando è nato, e questa sua descrizione comincia con un oroscopo, quindi per indicare l'interesse che lui aveva per queste cose, sapeva che cos'erano gli oroscopi, e adesso vi leggo quello che lui racconta della sua nascita.
Lui era nato in agosto, quindi sotto il segno del leone, e dimostrò poi per tutta la vita di essere veramente un combattente. E racconta così: sono venuto al mondo a Francoforte sul Meno il 28 agosto 1749. Vi faccio presente che in Germania il 28 agosto viene tuttora festeggiato in tantissimi posti, non solo a Weimar dove è vissuto, ma anche in altre città, Francoforte, eccetera, il compleanno di Goethe. E anche in Italia, a Roma, dove c'è il museo tedesco che è stato allestito, dove lui è vissuto a Roma nei 2 anni che ci ha trascorso, viene festeggiato il 28 agosto, il compleanno suo. Dunque, quindi sono nato il 28 agosto del 1749 al suono delle campane di mezzogiorno. La costellazione era fortunata. Il sole era nella Vergine, le candele al culmine del suo giorno. Giove e Venere li ammiccavano amichevolmente. Mercurio senza ostilità, Saturno e Marte erano indifferenti. Solo la Luna, quasi piena, esercitava la sua forza avversa con maggiore intensità perché entrava nella sua ora planetaria. Essa si oppose dunque alla mia nascita, che non poté succedere finché quell'ora non fu passata. Questi elementi fortunati, ai quali in seguito gli astronomi diedero molta importanza, possono ben essere stati causa della mia conservazione, perché per inabilità della levatrice io venni al mondo come morto e solo con molti sforzi riuscirono a farmi vedere la luce. Quindi aveva proprio osservato il suo oroscopo con molta attenzione e con conoscenza di tutti i pianeti. Non è facile trovare in quell'epoca una cosa di questo genere. Allora, nella sua famiglia, le doti paranormali non erano una rarità. Infatti, anche suo nonno materno, aveva queste doti. Lui era nato a Francoforte in una famiglia borghese, dell'alta borghesia, non nobile, ma dell'alta borghesia. E questo nonno, che aveva avuto dei ruoli importanti a livello politico, perché Francoforte era una libera città imperiale, quindi aveva degli incarichi, chi la governava aveva degli incarichi nominali eletti. E quindi questo nonno era stato consigliere fin da giovane. Lui racconta ancora nel suo autobiografico, e vi leggo. Per esempio, quando era ancora uno dei consiglieri più giovani, assicurava alla moglie che alla prima vacanza del banco degli Scabini, gli Scabini era un ruolo importante, si sarebbe arrivati a lui. E questo davvero, poco tempo dopo, uno degli Scabini, colpito da apoplessia, morì e il giorno della votazione ordinò il nonno che in casa tutto fosse quietamente disposto per il ricevimento degli ospiti che sarebbero venuti a congratularsi. E la palla d'oro decisiva fu davvero estratta per lui. Il semplice sogno che lo aveva previsato lo confidò a sua moglie in questo modo. Si era visto in un'adunanza generale di consiglio dove tutto era proceduto secondo le usanze. D'un tratto lo Scabino era ora defunto, si era alzato dal suo seggio, era sceso e con molta cortesia aveva fatto atto di cedere il suo posto a lui e poi era uscito dalla porta. Qualcosa di simile accadde alla morte del sindaco. In tal caso a coprire questo posto non si indugia a lungo perché c'è sempre da temere che una volta o l'altra il re torni a evocare il suo antico diritto di nominare il sindaco lui. Quella volta fu indetta a mezzanotte una seduta straordinaria per la mattina dopo. Poiché il messo stava per spegnersi il lumino della lanterna, perché al messo stava per spegnersi il lumino della lanterna, egli chiese un moccolino per poter continuare la sua strada. Dategli una candela intatta, disse il nonno alle donne. Tutta questa fatica la sopporta per me. E questa volta corrispose il successo e gli divenne davvero sindaco, quindi fu borgomastro, era questo il titolo della città. E lui poi racconta ancora a Goethe che il nonno ne parlava soltanto con la nonna di queste cose, però in famiglia si sapeva esattamente come erano le cose, perché il nonno faceva delle osservazioni di questo tipo. Questa notte è venuto NN, mi ha detto. E i nomi erano cifrati perché lui poi li scriveva nel suo diario ma senza fare nomi veri e propri. Oppure stanotte ho visto, seguito da altre cifre. E Goethe dice: una tale dote non fu ereditata da nessuno dei suoi figli e nipoti, anzi erano per lo più gente assai gagliarda, piena di gioia di vivere e rivolta soltanto al reale. Che poi non è esatto perché lui, che era nipote,
era pieno di gioia di vivere, senz'altro, rivolto molto al reale, ma anche rivolto molto allo spirituale, e ereditò queste doti, come poi si potrà vedere. Lui, per esempio, sempre in questo suo libro autobiografico, che vi ho fatto vedere, Dalla mia vita, qui, da cui ho letto anche le cose di prima, racconta, adesso questo ve lo racconto io perché sarebbe anche un po' troppo lungo forse da dire, racconta di avere doti telepatiche. Lui non usa questo termine, però racconta così. Dunque, Goethe fu molto amato dalle donne, era un bellissimo uomo, molto galante, molto piacevole, e fin da quando era studente lui ha avuto tanti amori, tante fidanzatine, poi come usava all'epoca naturalmente, cose platoniche, ne racconta tante in questo suo libro, e di una in particolare era molto invaghito, era molto legato a lei e desiderava vederla spesso, e naturalmente non c'erano i telefonini, non c'era il telefono, non c'era niente allora, e quindi come fare per trovare degli appuntamenti? Allora lui racconta che si concentrava molto su questa ragazza e sul desiderio di vederla, e le dava mentalmente un appuntamento da qualche parte. Lui si recava e poco dopo arrivava anche lei, tutta di corsa, dicendo che si era sentita improvvisamente indotta a recarsi lì, e ce l'aveva trovato. Quindi questo è proprio un fatto telepatico. Evidentemente lui ne era dotato in maniera notevole, perché riusciva a far venire questa ragazza. Lui è uno che è molto concreto, quindi certamente non raccontava delle fiabe, ma ha raccontato delle cose vere. Racconta con grande garbo e delicatezza, ma le racconta molto bene. Quando era studente a Strasburgo, lui studiò legge in varie città, prima a Lipsia e poi a Strasburgo. Adesso sto trovando i testi dove ho queste cose. Eccolo qua. E lui ebbe gli capitò di assistere a questo, all'arrivo della principessa Maria Antonietta, principessa d'Asburgo, principessa d'Austria, Maria Antonietta, che andava a Parigi a sposare il re di Francia, Luigi XVI. E la tappa, Strasburgo era al limite, la tappa a Strasburgo era obbligatoria, nel senso che, secondo il rituale, Maria Antonietta a Strasburgo si sarebbe trovata in un grande padiglione, dove si sarebbe svestita completamente degli abiti austriaci, e ne sarebbe uscita rivestita degli abiti francesi. Questo era il rito, perché lei smetteva di essere una principessa d'Austria e diventava la futura regina di Francia. E qui capita una cosa: Goethe, che studiava allora lì, va a visitare questo padiglione bellissimo che era stato fatto sul fiume, quindi in una zona un po' neutra, questo bellissimo padiglione, e rimane colpito, insomma, da tutti questi preparativi grandiosi che sono stati fatti. Poi assiste all'arrivo dentro una berlina tutta di vetro, belli cristalli, bellissima, di questa principessa, bellissima principessa, sorridente, elegantissima, e quindi tutta la città era in subbuglio per questa vicenda. Quando lui dice, ecco esattamente, pareva che completamente visibile a tutti noi nella sua berlina di cristallo, scherzosamente commentava con le sue dame la folla che veniva incontro al corteo, quindi grandi festeggiamenti. Ed ecco che lui continua: era appena giunta dalla capitale la notizia del felice arrivo della regina, che ne sopravvenne un'altra spaventosa. Durante i fuochi d'artificio, per un errore della polizia, in una strada chiusa con materiali da costruzione, era perita una quantità di gente con cavalli e carrozze, e la città era piombata nel dolore, nel lutto, nonostante le feste nuziali. E Goethe ne ricavò una cupa impressione, cioè un'ombra sulla gioia della giovane coppia, forse un presagio della tragedia con cui si sarebbe concluso il destino dei sovrani di Francia. Quindi una precognizione oscura che lui poi racconta nel suo libro autobiografico, e che naturalmente fa notare che lui queste doti precognitive le aveva. Un altro episodio strano, che in un certo senso precognitivo, gli successe sempre mentre era a Strasburgo. A Strasburgo, mentre studiava, lui ha un idillio delizioso con una fanciulla che era la figlia di un pastore,
che viveva a qualche chilometro di distanza. Lui la raggiungeva a cavallo, lui andava molto bene a cavallo. Ha un idillio con questa Federiche, di cui lui racconta proprio, è stato uno degli incontri femminili più deliziosi della sua vita. Però a un certo punto lui finisce di studiare, si laurea e quindi torna a Francoforte, lascia Strasburgo e torna a Francoforte. Quindi a un certo punto lui va a salutare Federiche e le dice addio. Su questo ha scritto una bellissima poesia, lo fu molto doloroso per lui e soprattutto per lei, perché poi non trovo più un amore come quello, pare anzi che non si sia più sposata. E questi giorni della separazione lui li descrive come giorni dolorosi. Dice, furono giorni penosi in cui non mi è rimasto ricordo. Quando le porsi la mano, ancora da cavallo, essa aveva le lacrime agli occhi e io ero molto turbato. Ed ecco, cavalcavo sul sentiero verso la città quando mi colse uno dei più strani presagi. Vidi me stesso, non con gli occhi del corpo, ma con quelli dello spirito, me stesso venire incontro a me stesso per quella via. E precisamente con un abito quale non avevo mai portato, grigio bluastro con un po' d'oro. Quando mi scossi da quel sogno, la figura era scomparsa. Ma è strano che 8 anni dopo, nell'abito che avevo sognato e che portavo non per scelta, ma proprio per caso, mi trovassi su quella via per far di nuovo visita a Federica. Sia come sia, la strana immagine in quel momento d'addio mi diede una certa pace. Il dolore di lasciare per sempre la magnifica Alsazia con tutto quello che vi avevo acquisito mi calmò e mi ritrovai sfuggito finalmente al dolore dell'addio in un viaggio tranquillo e rasserenante. Quindi spero che si sia capito bene, perché lui racconta molto succintamente. Lui stava al canto, ha salutato Federica con grande dolore e se ne sta andando. E mentre attraversa questa foresta, questo bosco che separava il paese dove viveva lei da Strasburgo, sul sentiero gli viene incontro un se stesso vestito con un abito che non conosceva, grigio-azzurro con un po' d'oro, e che lui rimane stupito naturalmente di questa visione, di confronto con se stesso, una specie di esperienza fuori dal corpo, ma soprattutto un'esperienza precognitiva, perché lui dice che 8 anni dopo lui, quando già viveva a Weimar, fa un viaggio a Strasburgo e ritorna a salutare Federica e va vestito con quell'abito che non ci aveva pensato, non aveva mai avuto, ma si trova vestito con l'abito che aveva visto in questa sua visione. Quindi un fatto precognitivo, un abito strano con azzurro, grigio azzurro con un po' d'oro. Quindi lui racconta anche questa vicenda. Un'altra situazione importante, vediamo se trovo il libro, eccolo qua. Dunque, Goethe si laurea in legge, non ama questo lavoro di avvocatura che il padre invece teneva moltissimo che lui facesse, però intanto si era cimentato con poesie, con qualche saggio, eccetera. E a un certo punto lui scrive il libro che lo rende famoso e che taglia la testa al toro, lui non farà mai più l'avvocato, farà lo scrittore. Questo libro è molto famoso, I dolori del giovane Werther, eccolo qua, è un piccolo libro che racconta questa tragica vicenda di questo giovane che per amore si innamora di una donna già sposata, poi a questo, di una donna già non è sposata, è fidanzata, a questa situazione si aggiungono vicende sociopolitiche difficili della Germania di allora, quindi una situazione anche attuale. Insomma, questo romanzo viene scritto in pochissimo tempo e ha un successo favoloso, tant'è vero che Goethe diventa di colpo famoso in tutta Europa. Il libro viene tradotto in tutte le lingue, lui è diventato di colpo a 25 anni, nel giro di pochi mesi, lo scrittore più famoso d'Europa. Lui ha usato un linguaggio nuovo che descrive i sentimenti in una maniera che prima di lui nessuno era riuscito a descrivere. E quello che è strano, se non l'avete ancora letto, lo consiglio perché è veramente un bellissimo libro, molto, molto commovente, molto scritto in una maniera fantastica, tant'è vero che tuttora resta la sua opera più letta e più famosa, lui lo scrisse in uno stato quasi sonnambulico. Lui l'ebbe a raccontare questa vicenda, cioè che lo scrisse in poco più di un mese, pochissimo tempo, e lui disse di averlo scritto quasi per automatismo e di non conservare ricordo cosciente di averlo scritto. E scrisse anzi che quando lo rilesse alla fine della scrittura rimase stupito di quello che aveva scritto.
In questo libro sono vari elementi autobiografici, il suo amore per una ragazza fidanzata, e che quindi non può essere sua, la situazione politica della Germania che lui descrive, il suicidio di un amico per amore, suicidio che si spara, e quindi ci sono degli elementi reali e biografici, però mettere insieme tutto questo e farne un testo che ha trasformato la letteratura tedesca da così a così, da un anno all'altro, da un mese all'altro, diciamo, è stata un'impresa straordinaria. E lui appunto scrisse, ha lasciato scritto, di averlo scritto in maniera inconsapevole, proprio come in stato sonnambulico, quindi ispirato in una misura vastissima. Dunque, Goethe parlò anche di reincarnazione, parlò di reincarnazione che allora veramente non era un tema molto diffuso, però lui, adesso racconto qualcosina della sua vita, lui si trasferì a Weimar, invitato dal duca di Weimar, era diventato famosissimo col Werther, quindi mi riallaccio un attimo alla sua vita, famosissimo col Werther, e il duca di tutti lo vogliono, tutti lo cercano, eccetera, lo va a trovare anche il duca di Weimar, il giovanissimo diciottenne Karl August, che ha appena, anzi che sta per andare al potere, perché fino a quel momento aveva retto il governo dello stato di Sassonia, Weimar era la capitale della Sassonia, e sua mamma, perché il papà era morto quando lui aveva 2 anni, a 18 anni lui deve assumere il potere e quindi il suo primo gesto di duca è invitare Goethe a raggiungerlo a Weimar come amico e come precettore. Goethe ha 6-7 anni, 7 anni più di lui, 25-26 anni, lui ne ha 18. E Goethe accetta anche per sfuggire al padre e all'avvocatura che il padre voglia fargli esercitare, e perché a Francoforte ormai si sente stretto. Si era anche fidanzato ufficialmente, il primo e unico fidanzamento ufficiale della sua vita, e sa che lui non può sposarsi, al momento non lo può fare, se fosse rimasto si sarebbe dovuto sposare, quindi chiude questo fidanzamento e accetta per tanti motivi, tra cui questo, l'invito del duca di Weimar. A Weimar, dove lui si trova benissimo, tant'è vero che si fermerà per 60 anni quasi fino alla morte, con viaggi e così via, però la sua sede è quella, anche perché il duca lo incarica di tanti oneri, diciamo, oneri e onori, cioè diventa ministro del ducato, consigliere segreto del duca, responsabile del teatro, responsabile della biblioteca, responsabile dell'Università di Jena che fa parte del ducato, quindi un'infinità di incarichi, e quindi lui si ferma perché si trova ad essere attivo in una maniera che a lui piace moltissimo, però a Weimar, pochi giorni dopo l'arrivo, conosce la signora von Stein, Frau von Stein, che è una signora che vive fra l'altro proprio nella corte, perché è una dama di corte, donna che ha 7-8 anni più di lui, madre di molti figli, sposata, un matrimonio infelice, come tutti i matrimoni, quasi tutti i matrimoni combinati di allora. E nasce questo grandissimo amore di Goethe per questa donna, un amore che dura 11 anni, esclusivo, pare che sia stato un amore platonico perché lei era calvinista, rigidissima, gli dava tutta l'amicizia, l'affetto possibile, ma nient'altro, questo però lo sanno soltanto loro, la voce è questa, che il matrimonio sia stato, che la relazione sia stata platonica, anche se molto intensa. E Goethe con l'incontro con questa signora ha subito un impatto straordinario, quegli incontri fatali, dal punto che lui arriva a pensare per lei alla reincarnazione, cioè a pensare che loro fossero stati un tempo o marito e moglie, o lei e sua sorella, e così via. E quindi lui, per esempio, in una lettera a un amico scrive: "Io non riesco a spiegarmi il significato di questa donna per me, nella sua influenza sul mio carattere, se non con la teoria della reincarnazione. Certo, un tempo eravamo marito e moglie, ora la conoscenza di noi stessi è velata e si trova nel mondo dello spirito. Io non so trovare un nome per noi, il passato, il futuro, il tutto." E in una poesia bellissima che si chiama "Perché ci hai dato gli sguardi profondi", una delle sue poesie più famose, dice lo stesso, esprime lo stesso concetto. "Dimmi che cosa sta il destino preparando, dimmi perché siamo così vicini. Eoni addietro tu eri mia sorella e dividevi con me una stirpe, oppure mia carissima moglie eri.
Ogni cosa che io sono, ogni mio tratto, tu hai indovinato, lo sentii commosso. In ogni nervo mi leggesti con uno sguardo. Nessun'altra creatura come te mi conosce né mi conoscerà. Ecco, in questi due testi e anche in qualche altro che dello stesso tenore, Goethe esprime questo sentimento di conoscenza antica con questa signora che fu per lui un grandissimo amore, forse il più amore più grande della sua vita. Poi ebbe anche altri amori nella sua vita, ebbe un matrimonio, cioè prima un lungo fidanzamento, una lunga convivenza e poi un matrimonio, poi altri amori, l'ultimo amore a 74 anni, quando chiese la mano, lui era rimasto vedovo nel frattempo, quando chiese la mano di una 19enne, e questa fu l'unica volta che ricevette un no. Di solito non capitava che lui ricevesse un no, perché pare fosse anche un uomo molto bello, come ci dicono i ritratti, quindi molto elegante, molto intelligente, questo va senza neppure bisogno di spiegarlo. Però, quindi ha sempre avuto dei successi, meno che con la 19enne, la quale poi rifiutò lui, ma non si sposò mai e morì a quasi 100 anni nubile. Quindi evidentemente non era portata per il matrimonio. Un altro episodio di precognizione, quindi mi avvio velocemente verso la conclusione, è raccontato da persone che l'hanno conosciuto, in particolare dal suo cameriere. Lui era un cameriere che stava sempre con lui, prima che lui si sposasse, prima che lui si sposasse. E racconta questo episodio, cioè la precognizione di un terremoto e come lui faceva a prevedere le cose. E questo è il racconto. Lo studio della natura era già allora il suo campo preferito. Una volta suonò nel cuore della notte e quando io entrai nella sua camera vidi che aveva spinto il suo letto fin sotto la finestra e giaceva osservando il cielo. Non hai tu visto niente in cielo? Mi chiese. E quando gli dissi di no, corri al campo di guardia e chiedi alla guardia se non ha veduto nulla. Io corsi, ma la sentinella non aveva veduto nulla. Tornai a riferirlo al mio padrone, il quale giaceva sempre guardando immobile il cielo. Ascoltami, disse, noi siamo in un momento solenne. In questo istante v'è stato o sta per esserci un terremoto. E volle che mi sdraiassi sul letto accanto a lui e mi dimostrò per quali segni avesse intuito ciò. Il chi scrive riferisce che il cameriere aveva subito creduto alle parole di Goethe perché sapeva per esperienza che ciò che egli annunciava si verificava sempre. E il giorno dopo il mio signore, cioè sempre Goethe, raccontò a corte dal duca le sue osservazioni e una dama sussurrò all'orecchio della sua vicina: Ascolta, Goethe sta scherzando. Il conte, però, e gli altri signori presenti credettero a Goethe e ben presto risultò che aveva visto bene, perché dopo qualche settimana giunse la notizia che in quella stessa notte una parte di Messina era stata distrutta dal terremoto. Si tratta del famoso terremoto di Messina, non quello che ricordiamo anche noi più da vicino dei inizi del Novecento, ma un terremoto del 6 febbraio del 1783 che distrusse praticamente la città. Goethe poi in seguito, quando visitò l'Italia, si recò a Messina e vide di persona ancora i danni del terremoto che era avvenuto 4-5 anni prima. Quindi lui ricordò questo fatto della previsione del terremoto e queste parole ci fanno capire che è abituato lui a fare le previsioni, perché dice il conte gli credette e gli altri signori gli credettero perché sapevano che quello che lui annunciava si verificava. Lui sono arrivati alcuni episodi, però certamente lui era uno che vedeva lontano, che aveva certamente quella che i tedeschi chiamano la seconda vista. Per ultima cosa vi dico qualche cosa della spiritualità di Goethe. Questo è narrato nel suo libro che vi ho citato prima, Poi dalla mia vita, Poesie e Verità. E lui, per esempio, proprio 10 giorni prima di morire, nel 1832, lui morì nel marzo del 1832, morì abbastanza improvvisamente per un infarto. Dopo aver parlato di Dio, della creazione, dell'evoluzione umana e del mondo, dei grandi geni dell'umanità, tra i quali lui annoverava Mozart, Raffaello e Shakespeare, e dei destini ultimi dell'uomo, disse al suo amico e collaboratore Eckermann, che riferì tutte queste cose, c'è un altro grosso libro, Dialoghi con conversazioni con Goethe di Eckermann, magari se ne parla un'altra volta, e disse,
e a Kemal Riferì. Dopo i 6 mitici giorni della creazione, Dio non si è riposato, niente affatto. È ancora all'opera come il primo giorno. Questo è un bellissimo pensiero, secondo me. Mettere insieme con semplici elementi questo mondo greve e farlo rotolare da un anno all'altro sotto i raggi del sole non lo avrebbe certo divertito molto se non ne avesse avuto anche il progetto di fondare su questa base materiale un vivaio per il mondo di esseri dotati di spirito. Così adesso egli continua ad agire nelle creature superiori per tirare a sé quelle più insignificanti. E questo esempio che riporta di Mozart, Raffaello e Shakespeare fa pensare come i grandi spiriti, i grandi geni dell'umanità abbiano anche il compito di attirare a sé, di elevare la qualità dell'anima, dello spirito dei loro simili. Quindi questa visione dinamica e provvidenziale di Goethe, che è veramente molto, molto interessante. Ho detto soltanto una cosa, ma altri se ne potrebbero dire. Goethe certamente è stato un essere molto spirituale, non dal punto di vista confessionale, cioè lui era di religione protestante come tutta la sua famiglia, rimase sempre tale, però disse, sempre poco prima di morire, scrisse al suo amico di non avere mai trovato una confessione nella quale riconoscersi pienamente. Aggiunse però, e queste sono le sue parole, oltre all'altezza e la cultura morale del cristianesimo, quali brillano e splendono nei Vangeli, lo spirito umano non riuscirà ad andare mai. E per quanto riguarda la cosiddetta speranza verticale, cioè la speranza del dopo e della vita spirituale, riporto un brano di una lettera del 23, quando lui aveva 74 anni, che scrisse a un'amica, una lettera, sono conservate tutte le sue bellissime lettere, una lettera affettuosa. Questa amica gli aveva ricordato che Cristo è l'unica via di salvezza, sapeva che lui non andava molto in chiesa, che era spirituale, ma non devoto nel termini tradizionali. E lui le scrisse queste belle parole con cui concludo. Nel regno del nostro Padre ci sono molte province, e poiché anche qui egli ci ha preparato un soggiorno così lieto, di certo anche nell'aldilà avrà provveduto per noi. Possiamo tutti ritrovarci tra le braccia del Padre amorevole. E io sono rimasta sempre molto colpita da queste frasi sue, tante altre ce ne sarebbero, magari dedicheremo un'altra volta ancora qualche cosa a lui. Quindi vi ricordo su questo Goethe esoterico e la sua vita in generale, questi libri di cui abbiamo parlato, Goethe, Dalla mia vita, poesia e verità, di Einaudi, questo è un libro poderoso ma piacevolissimo da leggere, sempre di Goethe, Viaggio in Italia, che abbiamo detto che una volta ne parleremo perché ne vale veramente la pena. Lui, Goethe, ha fatto per il turismo italiano più di tante agenzie viaggi, perché la nostalgia dei popoli nordici per l'Italia è nata con questo libro di Goethe, con quello che lui ha scritto dell'Italia. Vi ricordo anche il mio Goethe, Johann Wolfgang Goethe, La vita come opera d'arte, delle edizioni Pendragon, uscito 2 o 3 anni fa, e poi vi ho fatto vedere il Werther, eccolo qua, questo si trova molto facilmente, e altri libri ci sarebbero di Goethe da far vedere, però in questa occasione abbiamo visto il Werther perché vi ho detto come è stato scritto, quindi rientra nell'atmosfera. Però vi riprometto di parlare di Goethe ancora altre volte. Vi ringrazio dell'attenzione, per oggi abbiamo finito, alla prossima settimana. Grazie e arrivederci.